Ciao ragazze e benvenute in un nuovo video haul. Ebbene sì, ieri ho fatto acquisti da Douglas, la profumeria, e ho deciso di mostrarvi che cosa ho comprato. Tra l'altro sono stata bravissima perché ieri sera non ho aperto nulla. Ma prima di mostrarvi che cosa ho comprato, vi chiedo di lasciarmi un pollicino di supporto, iscrivervi al canale e attivare la campanella. Premetto che oltre a farvi vedere che cosa ho acquistato da Douglas, dopo che vi mostro i miei acquisti, voglio aprire una polemica per quanto riguarda il negozio Sephora, negozio sia fisico che online, ma ne parliamo dopo, poi fatemi sapere nei commenti se sarete d'accordo su quello che vi dico. Allora, da Douglas ieri sono entrata per acquistare un contorno occhi della quale avevo bisogno. E ovviamente poi ho preso anche altre due cose che mi servivano, ma che nell'immediato non mi erano proprio venute in mente. Allora, innanzitutto vi mostro i campioncini che mi ha dato la ragazza. Allora, mi ha dato il campioncino di profumo, il nuovo My Way L'Intense. Io, se avete già visto i miei video, soprattutto quello dedicato ai profumi, sapete che ho il My Way, l'edizione quella estiva più fresca, e questo qua sono proprio curiosa di provarlo, perché se mi piace tanto quanto quello estivo è finita. Come è finita se mi piace anche il nuovo Alien, l'Alien Goddess di Thierry Mugler, che io sapete è un Alien tradizionale, lo amo, è il mio profumo preferito, e se anche questo mi piacerà, aiuto. E poi mi ha dato in omaggio un siero di Clinique, Wrinkle Correcting Serum, Clinical Repair, questo qua che appunto testerò. Allora, parto dal contorno. Ah, aspettate, mi ha dato... No, niente, è un buono spunto. Sempre utile comunque. Parto proprio dal contorno occhi, che è la cosa principale per la quale io ero andata da Douglas. Avevo bisogno di un contorno occhi... adatto sia al giorno che alla notte, anche se penso che questo lo utilizzerò principalmente di notte e ne acquisterò poi uno un po' più soft, diciamo, per borse, magari occhiaie per il mattino, che fosse bello idratante. Quello che ho al momento di Hello Body lo sto utilizzando proprio per il mattino, perché nonostante dovrebbe essere idratante giorno notte tutte le stagioni, non mi sta piacendo. Comunque, il contorno occhi che ho comprato su consiglio della commessa è questo della Kiss, ovvero la linea della famosissima cantante Alicia Keys. È il Radiant Eye Cream con peptidi, olio di semi di girasoli, che ovviamente ha un alto potere idratante. E mi è stato proprio consigliato, a parte che ora vi faccio vedere il packaging, è fantastico. E mi ha anche spiegato che appunto la linea Kiss della cantante è stata studiata da lei insieme a un dermatologo, quindi è una linea che va benissimo per tutte le pelli, addirittura anche quelle sensibili, perché tanti prodotti sono fragrance free, quindi senza fragranza. Allora, volevo farvi vedere il packaging, che è meraviglioso, secondo me è di un'eleganza disarmante, poi io adoro il viola, ed è questo il packaging, vedete qua con la scritta Kiss. I have awakened my full potential, e mi piace tantissimo tutta questa, anche il triangolino, insomma, bellissimo. E ora non lo apro perché lo utilizzerò da stasera e vi voglio fare poi una recensione dettagliata del prodotto, perché questa linea qua mi ispira un sacco di prodotti, quindi scusate, mi sembrava che piovesse, e quindi insomma vi farò sapere di più. Appunto, è un contorno occhi idratante. E lo dice proprio, sviluppato in collaborazione con un dermatologo, questo contorno occhi rivitalizza, idrata e aiuta ad assottigliare le linee sottili, ovviamente le rughette, con peptidi e olio di semi di girasole per una pelle più fresca e radiosa. Morning and night, quindi va bene sia al mattino che alla sera, e prenderne un pochettino, metterlo nel contorno dell'occhio e si assorbe facilmente. E quindi questo è il primo prodotto. Il secondo, vado proprio in ordine di scelta, è il mio amatissimo, e se anche lì mi seguite nei prodotti finiti lo avrete già visto, il mio siero l'acido ialuronico della The Ordinary. Io non posso più stare senza siero e l'acido ialuronico, perché da quando l'ho scoperto vedo proprio la mia pelle più rimpolpata, più idratata. Ricordate che anche se avete una pelle mista dovete idratarla, ovviamente io la idrato meno di giorno perché sennò mi si lucida, ma la sera la vado a idratare tantissimo.
E questo prodotto, che è acido ialuronico più vitamina B5, mi piace tantissimo. Costa poco, l'ho pagato 8,95 euro, è vegano, senza schifezze. Ottimo, è un siero che vi straconsiglio se volete provare un siero all'acido ialuronico senza spendere tanto. E un siero che comunque costi poco ma funzioni. Io l'acido ialuronico ho provato anche quello 123, ne ho provati diversi, ma questo mi piace tantissimo. Voglio provare poi, ovviamente, magari a Natale, l'Advanced Night Repair di Estée Lauder. Comunque il siero è questo. Pack semplice, funzionale, ottimo prodotto. Ultimo prodotto, perché già che eravamo lì, gli ho detto, guarda, io avrei bisogno di una crema viso giorno per pelli miste che abbia un po' di SPF. E io sapete che sto utilizzando adesso giorno e notte quella di Hello Body alla rosa, ma anche quella non mi sta piacendo perché per il giorno la sento troppo, quindi la utilizzerò al momento solo di sera finché non finisce e me ne compro un'altra solo per la sera. E mi ispira quella di Bioterma, la Sera Repair, comunque ora vedrò un attimo, è quasi comunque finita. E di giorno la sento troppa. E siccome mettendo quella più la protezione solare veramente la mia pelle mi chiedeva aiuto, ho chiesto un prodotto che avesse all'interno la protezione solare ma fosse un unico prodotto, perché la crema protezione solare io la metto anche da sola in estate, ovviamente. Ma adesso che siamo a settembre e ho iniziato a mettere anche la crema idratante, la combo per me è la rovina. Così mi ha consigliato, che tra l'altro io avendo la tessera fedeltà l'ho pagata anche in offerta, la Estée Lauder Day Wear Antioxidant 72 ore di idratazione, è una crema sorbetto, quindi si assorbe subito, con l'SPF 15. Voi direte, non è tantissimo, ma in inverno ovviamente rispetto all'estate che il sole ovviamente è più presente, e va bene, anche perché comunque ha sempre la protezione, l'importante è che ci sia, quindi ottimo questo fattore. Ho preso la 30 ml non per una questione di tiricheria, ma perché se mi conoscete bene ormai sapete che a me piace sempre cambiare prodotti, e comunque una 30 ml ha un bel packaging e sicuramente mi durerà parecchio. Stacchiamo tutto questo ambaradan che mettono sempre, che io odio le etichette. E quindi assolutamente un ottimo prodotto. Poi Estée Lauder sappiamo che fa prodotti ottimi e tra l'altro guardate il pack, molto elegante. E niente, questi sono i miei acquisti da Douglas o Douglas, come si voglia dire. Passiamo un attimo a un paio di chiacchierine. Polemica Sephora, cosa significa? Significa che appunto riguardante i prodotti che ho acquistato che ne avevo bisogno, avevo dato inizialmente un'occhiata sul sito Sephora perché mi era arrivata la mail con lo sconto del 25% sul make-up e del 20% sulla skincare. Ho detto, ma quasi quasi, acquisto lì. La cosa che mi ha fermata, mi ha fatto desistere, e con ciò non voglio dire che non comprerò mai più da Sephora, perché tanti prodotti che ha Sephora non li ha Douglas o viceversa, per esempio la Benefit, la Too Faced, la Charlotte Tilbury, la Natasha Denona, li ha Sephora in esclusiva e nessun altro. Ma devo fare una polemica, perché io da utente appunto ho aperto la mail con lo sconto, mi è reindirizzata al sito e la cosa che mi ha lasciata un po' basita è il fatto che in prima pagina nelle novità che mi si presentavano vi erano dei vibratori. Sì, non avete capito male, vibratori. E non sono una bigotta, non sono una persona che giudica quello che fanno gli altri, assolutamente. Penso che ognuno di noi sia libero di fare e usare ciò che preferisce nella propria vita, ma secondo me ogni cosa ha il suo luogo. Cosa significa? Significa che per me una profumeria come Sephora, che rivende determinati prodotti, anche se adesso c'è il politically correct, quindi è tutto concesso, ma io penso che bisogna concederlo in determinati limiti, nel senso che, ripeto, per me ognuno può fare e usare ciò che vuole, ma per i vibratori esistono dei negozi appositi che li vendano, sia online che fisici, quindi non capisco perché io, utente di profumeria, anche se al momento sono rivenduti solo online, se voglio acquistare online da Sephora, in prima pagina o in seconda pagina, comunque nel sito, mi appaiono queste cose.
E ripeto, non perché sono bigotta o critico o giudico chi li utilizza, perché ognuno può fare quello che vuole ed è giusto e deve essere così. Ma semplicemente voglio sottolineare che, a mio modesto parere, ogni cosa ha il suo luogo. E quindi ritengo che non sia il luogo adatto e secondo me dovrebbero un attimo rivedere le cose ed eliminarli dal sito e dalla vendita, dalla profumeria. Per quello ci sono altri negozi. Come i negozi suddetti alla vendita di codesti prodotti non mi andranno mai a vendere il contorno occhi di Alicia Keys perché non è un loro articolo di vendita. E quindi, insomma, un appello a Sephora, cerchiamo di rientrare un po' nei gangheri. Capisco il politically correct, ma appunto libertà a tutti di utilizzare e fare ciò che si vuole, ma nei limiti, insomma, del normale, nel senso che una profumeria io credo che non sia il luogo proprio migliore dove rivenderli, anche perché io non ho figli in questo momento, ma se avessi una figlia adolescente che mi entra sul sito e vede quelle cose, ripeto, non sono bigotta e probabilmente gli adolescenti del giorno d'oggi ne sanno più di me, ma non lo trovo comunque corretto. Chiusa questa polemica Sephora, fatemi sapere nei commenti voi che cosa ne pensate di questa vendita strana di Sephora, che tra l'altro ho visto farla anche adesso, Look Fantastic. Vabbè, e niente, al di là di questo spero che tutto il mio shopping Douglas vi sia piaciuto, anche qua fatemi sapere nei commenti, io vi saluto e come al solito ci vediamo al prossimo video.